Ciao a tutti, sono sempre io, Nana, e qui vi porto la seconda parte della storia delle Shadowlands. Se ti sei perso la prima parte, ti lascio il link. L'unico indizio che si ha finora è che Thrall, Jaina, eccetera, sono stati portati nella fauce da creature alate. Quindi stiamo andando a chiedere informazioni ai più grandi esperti di ali di tutte le Shadowlands, i Kyrian. Buona visione! Arconte, la via è libera? È un piacere darti il benvenuto al bastione. Anche se non sei come le anime che ho visto finora, ma non importa. Farai parte dei Kyrian. Il nostro sacro compito è portare le anime mortali dinanzi all'Arbiter perché siano giudicate. È passata un'eternità dall'ultima volta che abbiamo accolto un nuovo arrivo. L'anfitriona ti dirà di più quando la risveglieremo. Sika, possiamo destinare un po' d'animum all'anfitriona? Sì, prendi pure il mio barile. I centurioni condivideranno. Riserve di animum nominali. Inizializzazione. Salute, abitante di Azeroth. Abbiamo preparato una serie di attività per aiutarti ad adattarti alla tua nuova esistenza. Kyrian, al servizio della fauce. È preoccupante. Che significa tutto questo? Devono aver percepito l'attivazione dell'anfitriona. Me ne occuperò io. Perché questa unità Nemi è attiva? Possiamo a malapena permetterci di usare quest'animum. Addio. Ascesa. Il nuovo arrivo porta delle notizie allarmanti di Kyrian nella fauce. Dobbiamo informare l'Arconte. Un triste destino. Ma se l'Arbiter ha ritenuto che se lo meritassero, allora la questione non ci riguarda. Non erano dei prigionieri, ma servi volontari. Questo sicuramente merita un'udienza. C'è solo un modo di ottenere un'udienza con l'Arconte. Percorrere la via e dimostrarsi meritevoli dell'ascensione. Hai portato terribili notizie al bastione, che ho condiviso con l'Arconte. Ti ringrazia per i tuoi servigi. Come segno di gratitudine, desidera offrirti un dono. Lo accetti? L'Arconte non ha detto niente dei Kyrian al servizio della fauce. Forse non ci crede. D'altronde non abbiamo che la parola di un solo aspirante. Per quanto c'è chi si accontenterebbe di essa. Cleia, assisti l'eletta. Pelagos, tu e l'aspirante aiuterete i discepoli. Prestate servizio. Sì, ascesa. Ti prego di cercare Nicolon e assicurarti che stia bene. Non è da lui tardare. La scelta è tua. Sai come trovarci. Ciò che hai visto. Non sono il solo a lamentarsi. Guarda come è ridotto questo tempio. Tutti questi aspiranti, il loro tormento. Non sopporto la vista di tale sofferenza. Io... Ah! Anche i miei dubbi crescono. Devo fare rapporto al Tempio della Lealtà. Eridia può aiutarmi. Lei non mi lascerà cadere. Pelagos, occupati dei factotum. Tu vieni con me. Metteremo fine al dolore di questo discepolo. Grazie, grazie. Cominciamo quando vuoi. Conosci il rituale, discepolo. Apri la mente. Lascia che il Vespro la purifichi. Lo farò. Io... Ah! Mantieni la calma. Fidati del processo. È il processo che riduce in polvere i nostri aspiranti. Come posso fidarmi? Esiste una sola via per te, discepolo, ed è sempre avanti, oltre questo dolore. Come si fa a sopportarlo? Come puoi restare impassibile nel vederli soffrire? La nostra fede lega tutti noi. Tale è la via per la quale siamo stati scelti. Tutti cadremo. Tutti noi. È qui che porta questa via. Non posso salvarli. Non posso nemmeno salvare me stesso. Nicolon. Se questa è davvero l'unica strada, allora ne troverò un'altra. Ormai non posso più aiutarti. Forse il Tempio della Lealtà potrà. È già troppo tardi. Stanno arrivando e io sarò tra loro. Niente, io... Eridia! Le protezioni! Sono... Eridia!
Indegni! Il tempio è nostro! Riconosco quella voce. No, non può essere. Compagni Kirian, ascoltatemi! Troppo a lungo abbiamo sofferto sotto la tirannia della cancellazione. C'è stato ripetuto in continuazione di dare anima e corpo per servire un bene superiore. Gli indegni vi avrebbero fatto tenere i vostri ricordi e i vostri legami. Siamo qui per liberarvi, per offrirvi un'altra via. Unitevi a noi e verrete accolti. Resistete e verrete annientati. Un nuovo ordine è giunto. Tutti dobbiamo decidere da che parte stare. Fatti da parte. Voglio parlare con il tuo capo. Ti concederemo di passare senza arrecarti alcun male, per ora. Cleia, porta gli altri in salvo. Vai! Ti riconoscerei ovunque, mano della lealtà. Abbiamo preso il tuo tempio. La tua eletta conoscerà presto la sua fine. Unisciti a me e voleremo nuovamente insieme. Mai. E sia, gli indegni prevarranno. Siamo in inferiorità numerica. La voce corrotta del Vespro dona loro la forza. Non posso combatterli tutti, ma forse possiamo ripristinare i Vespri mentre sono occupati. Non desidero ucciderti, mio vincolo dell'anima, ma lo farò se devo. Perché lo stai facendo? Conosci il motivo. Devi solo accettare la verità che hai davanti ai tuoi occhi. Terrò a bada agli indegni. Usa il mio martello per purificare le campane. Fa che le loro voci risuonino ancora. Quale verità potrebbe giustificare un tale massacro? Abbiamo tutti sofferto migliaia di piccole morti per mano del tuo tempio, Eridia. Il processo di purificazione non è facile, ma ci rende migliori. Anche tu eri migliore. Però non ricordo la mia vita passata. La mia famiglia. Dobbiamo dimenticare per traghettare le anime senza giudicarle. Questo lo sai. La via è sbagliata, ma la segui ciecamente. Io ti costringerò ad aprire gli occhi. Puoi ancora salvarti, Lisonia. Fa che questo finisca. Non è ancora finita! L'eletta deve morire! Non interferirai! Il nostro reame è in rovina! Gli indegni ci libereranno! Che la fauce vi colga tutti! E ora, finiamo il lavoro! Quel potere non può essere... Sei stata sciocca a sfidare la potenza di un'eletta. Scoprirò la verità. Verrà il tuo momento. Questo è solo l'inizio. Cos'è quello? È un eco dei suoi ricordi più profondi. Rivelerà la verità che si cela dietro il suo tradimento. Mia mano, dovrai restare qui finché non avrai recuperato le forze. Tornerò da te. Sì. Mia eletta. L'essenza di Lisonia è stata corrotta dalla fauce. Dobbiamo capire com'è potuto accadere. Se il destino lo vorrà, i ricordi di Lisonia ci condurranno alle risposte che cerchiamo. Canicos, il Locus può estrarre i ricordi anche da questo. E quello cos'è? Un frammento di essenza proveniente da un indegno. Potrebbe contenere il segreto della loro origine. Interessante. Oh, bene, il Locus non è esploso. I ricordi degli indegni di Lisonia sono sparsi tra gli altri. È abbastanza semplice raccogliere i ricordi degli indegni. Gli altri possono andare negli archivi. Non dovremmo esplodere. Forse. Il frammento è pronto. Portalo agli specchi dell'anima per vedere i ricordi. Occupatene tu. Hai già affrontato Lisonia prima d'ora. Sono incline a rimuoverti dal Locus, se insisti a ficcare il naso. Intrusi! La riprogrammerò, anche se fosse l'ultima cosa che faccio! Va avanti! Io devo proteggere il Forgialita Supremo. Fidati del processo, aspirante. Tutto diventerà chiaro col tempo.
Ogni istante che passa sento una parte di me che scivola via. Quanto tempo fa hai dovuto sopportare tutto questo? Abbastanza da ricordarne il dolore, ma non così tanto da provarlo ancora. Anche questo passerà. Ho provato ad avvisarli. Insistere così imprudentemente sulla via a tutti i costi, alla fine ci distruggerà. Cosa vorresti che facessi? Seguimi. Insieme condurremo i Kyrian su una nuova via. Insieme correggeremo gli errori perpetrati dall'Arconte. Ascoltatemi, indegni! Troppo a lungo abbiamo rinunciato alle cose che ci rendono ciò che siamo. Le cose che ci donano forza. Conquisteremo il Tempio della Purezza ed elimineremo tutti coloro che ci ostacolano. Penso di sapere dove trovare un altro specchio dell'anima. Raggiungi la caverna a nord. Ci vedremo là. Uther, scatena la furia degli indegni sul bastione. Lisonia, c'è dell'altro che devo... Benvenuti all'archivio dell'Arconte. Dichiarate le vostre intenzioni per i nostri registri. Ma quanti ne hai costruiti? Come posso aiutarti? Presentate i ricordi archiviati all'occhio corrispondente per poterli vedere. Quale conoscenza cerchi? C'è un altro da questa parte. Quando avrai preso la purezza, dobbiamo ottenere un'udienza con la Chiesa. Insieme. Facile a dirsi, grandi cose. Ma difficile a farsi. Se ne prendessimo un altro. Capisco. Sarà fatto. Dunque, è vero. Gli indegni sono in combutta con la Fauce. Dobbiamo far arrivare questa informazione all'Arconte. Incontriamoci a Requie dell'Eroe. Preparerò i centurioni per un attacco. Polemarco, abbiamo notizie urgenti per l'Arconte. Siete quelli del Tempio della Purezza. Molto bene. Gli eletti si sono già riuniti e stanno aspettando l'arrivo dell'Arconte. Sarebbe saggio ascoltare e parlare solo se interpellati. Un'udienza del genere è un onore più unico che raro, mortale. Non sprecarla. I suoi ricordi sono inequivocabili, Devos. La tua mano ha giurato fedeltà alla Fauce. Lisonia, non sapevo che l'oscurità si celasse dentro di lei. Sono notizie terribili, Vesifone. Ma l'Arconte non ha mai dato ascolto a cose simili in passato. Le circostanze sono cambiate. Dimmi di questi indegni. Molti di essi hanno solo perso la fede e possono ancora redimersi. Altri sono caduti al punto da ottenere il potere della Fauce stessa. È vero. D'altronde, mortale, proprio tu hai combattuto contro Ascesi al servizio del carceriere. Lisonia non è l'unica. Non sappiamo dove e quando colpiranno nuovamente gli indegni, ma sappiamo che lo faranno. Ciò di cui parli è inconcepibile, ma dobbiamo restare allerta in ogni caso. Eletti, tornate ai vostri templi. Adrestes, tieni d'occhio le protezioni. Sembra che anche tu debba avere un ruolo in tutto questo, mortale. Vedremo cosa ne risulterà. Presta servizio. Protezione del coraggio regge. È un sollievo. Sciocchi! Gli indegni trionferanno sull'Arconte! Presto! Dobbiamo avvisare il Polemarco! L'indegno che ha distrutto l'ala era quello che compariva nei ricordi di Lisonia. Sembra che il suo patto con la Fauce gli sia stato tenuto segreto. Mi chiedo, e se anche gli altri indegni non ne fossero al corrente? La protezione è stata sabotata, come d'accordo. Beh,
I nostri alleati sono impazienti di colpire. I templi dei Kyrian cadranno e il regno dell'Arconte avrà fine. Sono felice di vedere che non sono solo. I Maldraxi hanno attaccato senza preavviso. Tu tradisci il tuo antico patto verso Maldraxxus, Lich! Giustizia sarà fatta! Io non tradisco nulla. Tu e la tua gente sarete i primi, ma non gli ultimi. Sacrilegio! Mortale, avanza e conquista il Tempio! Venite, Kyrian. Se ne avete il coraggio, compite il vostro destino. Fuoco! È andato verso l'eletta! L'eletta del coraggio era nel cuore del tempio quando l'attacco è avvenuto. Se respira ancora, dobbiamo darle una mano. Non vincerete la battaglia, necromanti! Il nostro coraggio non vacilla mai! Non basterà il coraggio a salvarvi! Mia eletta! Non combatti da sola! Ah! Ecco il ricettacolo che mi serviva! Per l'Arconte! Per il bastione! Che cosa mi stai facendo? No! 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 Danicus! Ti ho reso perfetto! Ora servimi e sbarazzati dei nostri nemici! Sì, padrone. Mostro! Che cosa ti ha spinto a una tale follia? Voi, Kyrian, siete complici di un ciclo spezzato. Il bastione è uno spreco d'animo. Non finché ci sono io a difenderlo. Allora sarai la prossima a cadere. Soffrirai per questo, necromante. Allora vieni, se ne hai il coraggio. Su di loro, assicuratevi che non interferiscano. Presto, dobbiamo andarcene da qui. L'eletta può vedersela da sola per un po', finché non raduni rinforzi. Artemide farà rapporto all'Arconte. Dobbiamo tornare a Oribos e informarli del tradimento di Maldraxxus. Pessime notizie. Non possiamo permettere che la guerra devasti questo piano e vanifichi tutto ciò che abbiamo fatto. I necro signori sono maestri nell'arte bellica, è vero, ma hanno sempre usato il loro potere per difendere le terre tetre, non per attaccarle. Mortale, devi capire il perché abbiano attaccato i Kyrian. Fai tutto il necessario per fermare questo conflitto, prima che peggiori ulteriormente. Senza la forza di Maldraxxus dalla nostra parte, temo che non avremo alcuna speranza di fermare l'esiliato.